Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, ti preghiamo, manda tutti quanti noi il tuo Santo Spirito, perché possiamo essere illuminati sulla tua parola e sulla grande opera della salvezza che tu hai realizzato per scioglierci dai legami del maligno, per trarci fuori dai nostri peccati, per farci vivere una vita degna dei figli di Dio, a sua immagine e somiglianza, cioè nell'amore, e per farci avere un futuro meraviglioso, la vita eterna, il cielo, il paradiso. Ti preghiamo, Dio onnipotente, che il tuo Spirito scenda nei nostri cuori, scenda nelle nostre menti, le illumini, scendi sul nostro corpo e lo vivifichi. Per Cristo Gesù, nostro Signore. Brevemente, quello che abbiamo fatto le altre volte, cui ci agganciamo per poter fare l'incontro di questa sera. Altre volte mi ho parlato dell'opera dello Spirito Santo per eccellenza, della risurrezione di Gesù Cristo dei morti. Poi abbiamo detto che cosa ha rovinato il peccato all'inizio dei tempi, mediante il peccato, la prima caduta di Adamo ed Eva, e fatta per opera di una spinta dello spirito del male. E oggi vedremo come Gesù Cristo ha rimediato l'opera dello spirito del male e ha risollevato dalla caduta noi esseri umani. Ancora uno specifico del riassunto dell'altra volta. L'altra volta abbiamo visto la caduta di Adamo ed Eva, soprattutto nel senso del rapporto con Dio, dove Adamo ed Eva hanno smesso di credere in Lui. Invece di credere nella sua parola, hanno creduto nella parola del maligno, hanno creduto nella sua catechesi, che presentava le cose nel perfetto contrario, hanno ritenuto Dio un bugiardo, uno che stava facendo un trucco per nascondere a loro il fatto di poter diventare come lui, e di conseguenza hanno mangiato quel frutto dell'albero della vita, perché credevano, mangiando questo frutto, peccando, di diventare come Dio. Quando hanno creduto alla catechesi del maligno, hanno sperimentato che il maligno è un bugiardo, perché successe il perfetto contrario. Invece di diventare come Dio, sono diventati morti. La morte ha cominciato a entrare in loro, numero uno nello spirito, numero due nel corpo. Da lì sono cominciate le malattie, il corpo di Adamo ed Eva rovinato, da lì è entrata la morte fisica, la loro vita non sarebbe stata per sempre, ma ha avuto un tempo, che poi vedete nel corso della storia, il tempo della vita fisica è variato di molto. Abbiamo il record di Matusalemme che è vissuto 980 anni, adesso siamo arrivati, non so, no, ai tempi degli antichi romani, medioevo, si viveva 40-50 anni, poco di più. Adesso si è tornati che con la vita media che si sta allungando. Già se uno muore 70 anni, muore giovane. La vita normale almeno 80 anni, tanti superano i 90, sempre più superano i 100. La vita sta tornando ad allungarsi. Ma è sempre una vita con termine e poi con una brutta condizione fisica. Non è una vita in pienezza, è una vita che è un lumicino di esistenza fisica. Questa è la morte del corpo, e poi la morte più brutta, la morte interiore, quella del peccato, quella è proprio l'inferno, ne parliamo, quella è tremenda, questa realtà. Allora dice, chi nella fede ha spostato l'oggetto della sua fede da Dio al diavolo, crede in una serie di cose. Oggi, per esempio, il matrimonio diverso è diventato più importante di quello normale. Diverso è bello, normale è normale. Questa è la realtà di oggi. E per cui, un discorso di un politico pochi giorni fa, rispondeva Rocco Buttiglione, che diceva che lo Stato deve avere un'etica. Dice, ma l'etica significa che tu prendi una parte. Se tu prendi una parte, non rispetti il diritto di autodeterminazione delle persone. Se io lo voglio pensare al contrario, perché tu mi imponi la tua
il tuo modo di vedere, la tua etica. Questo è un attentato al diritto di libertà di coscienza e di pensiero delle altre persone. Per cui oggi un matrimonio gay è normale, anzi, adesso la Boldrini ha promesso che presto farà una legge sulla omofobia, che se uno dice che un matrimonio tra una coppia dello stesso sesso è sbagliato, oppure è una malattia che non è una cosa giusta, viene punito penalmente, perché è una grave offesa verso il diritto delle coppie omosessuali, è dato a determinarsi in questo senso, grave offesa. Quindi guai a essere omofobo, aver paura dell'omosessualità. Ecco, allora, su queste cose, noi leggiamo la lettera ai Romani, dice che l'uomo si è pervertito con il peccato, si è acceso di passione per le persone dello stesso sesso, dice che questa è la punizione stessa del peccato, perché facendo in questo modo si va contro di natura, si distrugge la famiglia, si distrugge l'affettività, si distrugge la dignità della persona. E guardate le cose assurde, in un tempo in cui nessuno si vuole più sposare e i matrimoni che esistono si vanno sfasciando, i giovani non si sposa più nessuno. Noi ormai i corsi prematrimoniali non li facciamo più per i fidanzati che ognuno abita a casa sua e poi sposano e vanno a vivere insieme. Li facciamo per le coppie di giovani che sono 3, 5, 7 anni, 10 anni che stanno insieme, normalmente non hanno figli e poi si sposano. Questa è diventata normalità, è questa. La coppia di giovani che stanno ognuno a casa propria, si sposa in chiesa e poi vivere insieme, è la minoranza, è l'eccezione. Allora, questa è la cosa. Spostare la fede da Dio al diavolo significa chiamare bene ciò che è male e male ciò che è bene. Per cui Adamo, se fosse stato intervistato dopo aver creduto al maligno, dice, quel disgraziato di Dio mi voleva fregare, adesso io pecco, sono libero, faccio quello che voglio, sono un Dio. Prima vivevo in una sudditanza, mi aveva nascosto questa cosa a Dio, questo frutto, ma posso mangiarlo. Questo è il detto, quindi è convinto che il male è bene e il bene è il male, proprio quello che sta succedendo oggi. Per cui noi cristiani stiamo diventando una minoranza del mondo. Poi, ecco, allora c'è stato un giudice che ha chiamato l'eutanasia, cioè il diritto all'eutanasia, cioè ancora non esiste nel codice, però i giudici vanno avanti, si inventano le leggi prima che esista, dice rispetto alla dignità del morire. E quindi l'autodenuncia del radicale che ha voluto, dopo che si è ammazzato il DJ Fabo, è stata da alcuni archiviata, da altri no, perché questa è una forma, ha fatto un'azione in rispetto della dignità della morte di questa persona. Allora, se uno che si suicida viene dichiarato persona dignitosa perché si è scelto una morte per fuggire quell'altra dove si soffre troppo, viene chiamato male ciò che è bene. Il dignitoso che affronta la sua morte, costi quello che costi, a fronte alta, soffre ma è dignitoso, gusta la vita anche nel momento in cui soffre fino all'ultimo. Allora, è chiamato dignità di morire ciò che è il perfetto contrario, mentre uno che muore è un po' stupido, se uno muore soffrendo. Allora, fede. Quindi la speranza non è più in Dio, non è più in qualcosa che Dio sta preparando per te. La speranza te la fai tu. Quindi io quando non vedo che posso essere realizzato, quando vedo che la mia vita è solo dolore, sono bloccato, rischio di stare 20 anni
muovendosi il non sopracciglio. Allora questa che vita è? Non accetto, mi suicido. Questa è la cosa. Quindi nessuno vede più una realizzazione da parte di Dio, tutti vogliono una propria realizzazione. Sperano nel proprio obiettivo. E qui c'è non è che uno spera in vita eterna, e tutti sperano in quella cosa lì, ognuno spera nella cosa che dice lui. I calciatori sperano di vincere la Coppa, lo Scudetto, la Juventus spera di fare il triplete, il politico spera di diventare Presidente del Consiglio, il partito spera di prendere la maggioranza assoluta dei voti. Ognuno pensa, c'è il suo obiettivo da raggiungere. Nessuno spera in Dio, no, ognuno si fa il suo. Poi, se lo raggiungi con mezzi legali o mezzi non legali, questo è un secondo ordine, però ognuno si fa il suo, spera nel suo obiettivo. Allora, Dio fuori. Io spero quello che so io, sono certo. Chi è Dio? La vita eterna, chi è questa vita eterna? Fede, speranza, carità. Dio lo si bestemmia anche se uno si dà una materata su un dito per mettere un chiodo per appiccarci il quadro. Perché interiormente scatta questa molla. Se Dio mi amasse veramente, non avrebbe permesso che io mi sarei fatto male con la martellata sul chiodo, sul pollice quando mettevo il chiodo. Allora, questo mi è successo, ti meriti questo. Bestemmia. Nel cuore di ognuno è scattata una cosa e dice, nessuno crede che più che Dio lo ami. E di conseguenza nessuno ama più Dio. Perché lo amo? Se non amo Dio, al posto di Dio, ognuno ama se stesso. O ama una persona. O ama, come facevano gli antichi, un animale, un idolo. Il proprio idolo costruito con le proprie mani. Ma non Dio. Questo rispetto a Dio. Fede, speranza e carità, dopo il peccato, diventano incredulità verso Dio, fede verso il maligno. Disperazione verso Dio, non aspetto più una risposta da Lui, speranza in me stesso, in quello che mi voglio realizzare. L'amore diventa odio verso di Dio. Non esiste l'atio che se ne frega di Dio. Esistono le persone che lo vogliono distruggere. Torno a dire questa cosa qui. Chi ha voluto fare la guerra ai crocifissi nei locali pubblici non sono i musulmani. Perché per i musulmani Gesù Cristo è un profeta. Morto in croce, è andato male. Si può fare il suo presempio, tranquillo, il musulmano che quel presempio raffigura la nascita di un profeta. La madre Maria è importante perché è la mamma di un profeta. Mai i musulmani hanno fatto proteste contro queste cose in Italia. Li hanno fatte gli italiani dicendo che per rispetto delle minoranze religiose nei luoghi pubblici statali non devono esistere segni religiosi cattolici. Chi ha detto questo? Quindi gli ex cattolici hanno usato la scusa delle minoranze religiose per togliere Cristo laddove era più facile toglierlo, nella cosa pubblica, nello Stato diventato laico, cioè senza religioni. Questo è successo. Quindi l'ateismo ha preso forma di odio verso di Dio. Dio deve essere cancellato dalla vita. Nella formazione delle leggi nessuno più guarda Dio, ma non si guarda manco la natura. La natura si guarda per qualche cosa. Per esempio, ancora regge il rispetto del bambino, ma il rispetto della natura nel matrimonio non si guarda più. Fra 10 anni si dovranno tutelare i bisogni, i desideri, le scelte di quei poveri pedofili che vivono, hanno un'attrazione per i bambini, e che fai? Quelli li fai vivere
in maniera che non possono realizzare la loro affettività, li vuoi far vivere come persone emarginate, e quindi i pedofili hanno diritto a esercitare la loro attrazione fisica e affettiva verso i bambini, che tutti hanno diritto di fare tutto, tutto il male possibile. Avverrà questo. Allora quindi, il peccato ha creato questo nel mondo. Di conseguenza il mondo vive in un processo di autodistruzione. Il mondo è come la via col senso unico, no? C'è la freccia che dice si va solo di qua, dall'altra parte non si va, cioè il senso è unico. La direzione che prende il mondo è una sola, la distruzione, autodistruzione, sia come umanità, sia come natura. Nella natura esiste una legge fisica che si chiama l'entropia, la quale misura il livello di degrado del cosmo. Allora, se io prendo uno stecchino, quanto ho dovuto distruggere per fare uno stecchino? Quanti rifiuti, quanto scarto ci deve essere perché io produca una cosa che si chiama stecchino? Per fare un cellulare, quante montagne di scarto ho dovuto creare? Poi fra poco questo diventa scarto pure lui. È non riciclabile. Il mondo sta camminando verso un processo di degrado completo, ma tutto nella natura va verso il degrado. L'entropia è una realtà che cresce sempre nell'universo. A prescindere dall'azione umana, l'uomo peggiora questa cosa, ma a prescindere di quello, la natura, il creato, il mondo, l'universo, il cielo, le stelle, tutto vive in un processo di decomposizione. Direzione unica, distruzione. A livello umano la stessa cosa. Noi uomini siamo riusciti a creare un mondo dove va bene se non ci scagniamo gli uni con gli altri, ma dove esiste una parte del mondo dove i diritti umani sono tutti rispettati, dove persone vivono pacificamente e si vogliono bene, e non esiste niente che riesce a far fare un buon comportamento alle persone, né un governo democratico che lavora sulle persone, né un governo dittatoriale. Per esempio, la pena di morte dovrebbe essere il più tremendo deterrente per impedire che vengano ammazzate le persone. In America, dove c'è la pena di morte, non esistono più omicidi? Quelli che ammazzano sanno che possono essere mandati sulla sedia elettrica o uccisi con un'iniezione letale. Non ammazzano più? Ma ci sono serial killer, persone che ammazzano in maniera metodica il più persone possibili. Lo fanno lo stesso, magari sperando che non gli tocca a loro di non essere presi, ma lo fanno. La condanna a morte che esiste non è deterrente sufficiente per impedire che non si ammazzino più le persone, che si ammazzino ancora le persone. C'è una forza più forte delle persone che agisce perché il male del mondo cresca sempre. Ma se noi uomini ci vogliamo bene, le bombe atomiche che cosa servono? I cacciabombardieri con i missili, che cavolo servono? Tutti quei soldi spesi per gli armamenti, che cosa servono? È perché non ci vogliamo bene che si investono una marea di soldi su quelle cose lì e di conseguenza non si spendono dove ce n'è bisogno, per aiutare i poveri. Che cosa assurda! Allora, il mondo vive in questa cosa qui. A chi si vuole leggere sulla Bibbia queste cose, legga l'inizio della lettera ai Romani, primo capitolo. San Paolo dice queste cose qua e dice, riassumendo questo che ho detto io con espressione, il mondo giace sotto l'ira di Dio. Si è già in questa situazione.
se Dio fermasse il corso del mondo, scendesse dal cielo, ci mettesse tutti quanti sembiati in fila e desse a ciascuno quello che si merita, moriremmo tutti, saremmo tutti condannati all'inferno. Il mondo giace sotto l'ira di Dio, siamo in un mondo maledetto, siamo un'anticamera dell'inferno, per quanto viviamo male. Qui da noi in Italia è un po' più difficile credere a questo, perché il cristianesimo ha lavorato tanto e ha migliorato le situazioni esistenti nel nostro paese. In altre parti del mondo vivere è un inferno, sopravvivere è un inferno. Vai un po' a vivere in un quartiere del Bronx a New York, che vita ci sta, che avvenire c'è per un giovane, che se non ti fanno la pelle già è tanto, giorno per giorno, che se riesci a mangiare una volta al giorno già è tanto. O vai in Liberia, la parte più povera dell'Africa, dove veramente crepi di fame, o ti vengono tutte le genere malattie per sottonutrizione. Nel 2017, oggi che muoiono di lebbra, è una cosa assurda, la lebbra è stata sconfitta come malattia, esistono le medicine. Perché ancora esistono morti per lebbra, lebbrosari, con milioni di persone con questa malattia? Perché chi è che va a comprare le medicine per curare i lebbrosi, che sono poveri e non ce l'hanno i soldi per darteli? Chi investe in salute dei pezzenti, dei poveri? Quando c'è stata la guerra nel Kuwait si sono mosse 33 nazioni coalizzate per impedire a Saddam Hussein di prendersi il petrolio del Kuwait. Quando c'è stata la guerra in Bosnia, chi si è mosso? Per riuscire a fare qualche cosa. Quando c'è stato l'assedio di Srebrenica, che Mandic ha ammazzato 20.000 persone tra soldati e civili, e c'erano le forze dell'ONU lì, nessuno ha mosso un dito per salvare quella gente, 20.000 persone. Perché? Perché la guerra da poveracci, per dividersi quattro sassi delle montagne dell'ex Jugoslavia, che gliene importava alle grandi nazioni? Per il petrolio sì, per le persone no. E di queste cose un'infinità. Nel giornalino vi ho detto, leggetevi da dove sono nate le leggi in Francia riguardo all'omosessualità, riguardo all'uso delle droghe, riguardo all'aborto, dalla massoneria francese. Prima la massoneria l'ha decise, ha fatto una stesura, poi il governo francese l'ha fatta realizzare. A questa gente sta in mano il destino dei poveri civile. Non tocchiamo quello religioso, perché... Questa è la realtà del mondo di oggi. Siamo in queste condizioni. Il mondo giace sotto l'ira di Dio. Che ha fatto Dio per salvare il mondo? Qui verrebbe in aiuto il Vangelo di Giovanni, capitolo 3, il colloquio con Nicodemo, dove dice in una maniera magnifica il nostro Signore Gesù Cristo: Dio non ha voluto condannare il mondo, ma ha mandato il suo figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Ha fatto una decisione. Dio poteva fare, ne faccio un altro di mondo. Noi tutti quanti non siamo più in questo momento. Dio ha deciso di salvare il mondo mandando il suo figlio. E Gesù Cristo, ho spiegato il salmo che comincia, ho sperato nel Signore, dice così, che il figlio, vedendo il desiderio del padre di salvare il mondo, si è offerto a lui e ha detto: padre, dammi un corpo, mandami nel mondo e io te lo riporterò a te, te lo ricondurrò a te. Perché, ho detto l'altra volta, che non poteva un angelo salvare il mondo, perché la salvezza del mondo deve essere fatta da una persona con carne e ossa. Gesù è il nuovo Adamo, che ha fatto all'inverso il cammino del primo Adamo. Adamo ha fatto una caduta, Gesù Cristo ha fatto una risalita. L'incarnazione del Figlio di Dio è la premessa per questa salvezza. La sua storia del mondo è la realizzazione di questa salvezza. Ecco, allora, la missione di Gesù Cristo qual era?
dar da mangiare tutti i poveri del mondo, togliere diseguaglianza ricchi e poveri con la rivoluzione. Questo vuole Gesù Cristo, questo è il fine della sua missione, questa è la cosa di cui l'umanità aveva bisogno? Sì o no? No, perché se uno sistema lo stomaco, tutto il resto, cosa c'entra questo? Qual è la missione di Gesù Cristo? Guarire tutti i malati? La guarite tantissimi del Signore, ma non era il primo scopo della missione di Gesù Cristo che tutti i malati diventassero sani. Poi morivano comunque, anche guariti. E la guarigione soltanto del corpo. E quella interiore? Gesù Cristo è venuto nel mondo per togliere i peccati del mondo. La battaglia contro il peccato è il nucleo dell'opera di Gesù Cristo. Le altre cose dipendono da queste. La guarigione dei malati dipende dalla battaglia contro il peccato. La liberazione dei posseduti dipende dalla battaglia contro il peccato. Tutto gira intorno alla battaglia contro il peccato. Adesso sto toccando una cosa che è enorme, io assolutamente non posso dire sempre tutto quanto, io vi do soltanto delle linee fondamentali principali per capire questa cosa qui. Allora, Gesù Cristo nel mondo, cosa dica questo per noi? Che ognuno di noi può fare nella sua vita quello che vuole, dal ciabattino al falegname, al contadino, al medico, ma ognuno di noi deve avere come scopo numero uno combattere il peccato del mondo. La missione numero uno è questa, l'obiettivo da raggiungere. Qualsiasi cosa facciamo. Allora, come ha fatto Gesù Cristo a combattere i peccati? Se Adamo, invece che credere in Dio, ha goduto del maligno, ricordate la volta scorsa che abbiamo detto, leggendo il brano di Gesù Cristo, quando dialoga con i giudei, voi avete per padre vostro il diavolo e volete fare i desideri del padre vostro e per questo volete uccidermi. Ai giudei, persone religiose, i più religiosi dell'Antico Testamento. Allora, Gesù Cristo, invece che credere nel maligno, doveva da uomo credere in Dio. Capite? Il punto di partenza era che ogni uomo credeva nel maligno. Gesù Cristo ha dovuto rifare la fede rimettendo il giusto centro della fede verso Dio. E in questo ci viene incontro l'autore delle Lettere agli Ebrei che dice che Gesù Cristo, con la sua passione, morte e resurrezione, è diventato l'autore della fede. L'autore della fede non è Abramo. Abramo è una anticipazione di Gesù Cristo. Gesù ha dato l'esistenza alla fede, tirando fuori noi uomini dai peccati. Per questo io dico che qui dentro nessuno c'ha la fede, comincia dal sottoscritto. Noi abbiamo da fare il cammino di Gesù Cristo per riconquistare la fede. La fede, credere in Dio e non dubitare di nulla. Se noi abbiamo la fede che quando le cose vanno bene, oh, grazie Signore, quando comincio ad andare... Beh, Signore, insomma, questo. Quando va male tutto, così facciamo. E questa è la fede? La fede piena, anche laddove umanamente nessuno crede. Allora, perché Gesù Cristo credesse al 1000% là dove nessuno crede, gli doveva capitare, umanamente parlando, il peggio del peggio, perché credendo in Dio nel peggio del peggio, ecco la fede.
Cioè che quando nessuna cosa, nessun guaio, nessuna sofferenza, né fisica, né spirituale, né morale, né personale, né collettiva, niente di tutto ciò che esiste sulla terra, neanche Satana in persona, addosso a lui, niente gli ha fatto perdere la fede. Ah, quella è la fede. E noi perché dobbiamo attraverso delle prove diventare credenti? Non esiste nessuno che possa essere credente senza una prova. Perché non ce l'abbiamo, la fede nostra viene attraverso le prove. Capite questo? Non esiste altra via. Noi dobbiamo diventare credenti laddove non abbiamo mai creduto in Dio. È morto quella persona tanto cara. Ha ringraziato Dio o l'ha bestemmiato? Ha ringraziato Dio e ha detto, beh, poteva campare qualche anno di più. Ma noi non ci rendiamo conto. Quando diciamo questo, è come se dicessimo, Dio, tu capisci poco. Io, che so di più di te, hai sbagliato, devi fare così. Chi è qua che può smettersi a competere con Dio? Chi è qua che è più intelligente di Dio a insegnargli come deve fare la cosa giusta? Chi è? Come facciamo a dire Dio, hai sbagliato a fare così? Questo è morto troppo giovane. Dove farlo morire 10 anni dopo? Chi può dire questo? Allora, quando cominciamo a dire, lode a te Signore che hai fatto questa cosa così. Perché se tu l'hai fatto, c'è un motivo che è il massimo del bene per quella persona. Lode a te Signore. Allora cominciamo a dire bene. Perché crediamo, anche se non sappiamo perché, che ha fatto una cosa buona. Oppure noi crediamo soltanto quando Dio ci ha spiegato tutto quanto. Ecco, io ho fatto per questo, per questo motivo, così così, se no succedeva così così. Ma se uno per dire che Dio ha fatto una cosa fatta buona, prima deve aver reso conto del suo comportamento. Abbiamo fiducia di Dio? Quando tu sai che la persona fa le cose fatte bene, anche se non sai perché, per come, per quando, se non c'hai l'elenco dei dettagli, sai che ha fatto una cosa fatta bene. Punto e basta, perché lui fa le cose fatte bene. Dov'è che crediamo questo noi? Allora, Gesù Cristo ha creduto che il Padre lo stava amando quando la sua storia erano chiodi, corone di spine, lancia sul costato, insulti e sputi. Qualcuno crederebbe in Dio in questo momento? Qualcuno direbbe grazie Padre di questo che mi stai facendo passare adesso? Questo è il mio bene più grande? Questo ha fatto Gesù Cristo. Gesù ha la fede, autore della fede. Ha creduto laddove nessuno crede più. Laddove Adamo non ha creduto perché si è fatto cadere dal diavolo. Tu Dio mi vuoi fregare di essere una persona felice. Mi hai nascosto il potere di diventare come te. Allora io adesso me lo prendo da quest'altra. Adamo non ha creduto. Gesù Cristo ha creduto laddove Adamo non ha creduto. E ha creduto non nel piacere, nella sofferenza, che è il campo del diavolo. Autore della fede. La speranza. Allora, ditemi se qui qualcuno accetta di essere un fallito. Normalmente quando un imprenditore gli crolla la sua ditta, che fa? Spada. Sono fallito. Esco fuori, la gente mi vede, mi tiene in giro, chi è quello? Nessuno accetta. Laura Gardini, quando stava scoprendosi male fatte della, come si chiama, di Mani Pulite, si è sparato prima che le indagini partissero su di lui. La Gardina era amico del cardinale di Bologna, è sparato perché uno non può assistere al suo fallimento, alla sua rovina, passare dalle stelle alle stalle, perché speriamo in una realizzazione in questo mondo. Perché il peccato, quello che mi dà Dio non mi interessa, non esiste, è una bugia, io mi devo ridare da solo in questo mondo.
Quindi se uno in questo mondo è fallito, si spara. Beh, Gesù Cristo, umanamente parlando, è il fallito più fallito che ci poteva essere. Aspettato, atteso dal popolo da oltre 1000 anni. Quando è venuto, i suoi non l'hanno accolto. Tutte le folle, ecco il nostro re, benedetto Osanna al re che viene. Ingresso trionfale in Gerusalemme. Dire a poco, crocifiggilo, crocifiggilo. Da re ha condannato a morte. Da inviato di Dio a bestemmiatore, reo di morte. E mentre quegli altri due assassini sono stati crocifissi, legati alla croce, lui inchiodato e con la corona di spine sopra, peggio del peggio del peggio, non c'era un modo peggiore di finire l'esistenza terrena. Fallito, fallitissimo Gesù Cristo. Allora, ma come tu speri in Dio, Dio ti salverà. Tu speri in Dio, Dio ti deve dare una realizzazione. Fallito. Allora, come si fa a sperare in Dio e tu sei arrivato al perfetto contrario? Gesù Cristo ha sperato contro ogni speranza. Quando tutto diceva il perfetto contrario, Gesù Cristo ha sperato in Dio. Quando Pietro annuncia il Kerygma, il Vangelo agli ebrei, il giorno di Pentecoste, applica a Gesù Cristo il Salmo 16, che dice così: contemplavo sempre il Signore dinanzi a me, Davide che parla, e in profezia vede il Signore, il Kyrios. Per questo si rallegrò il mio cuore e esultò la mia lingua, adesso parla il Signore. La mia carne riposerà nella speranza, perché tuo Dio, tuo Padre mio, non lascerai l'anima mia negli inferi e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione, ma al contrario mi farai conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Questa si chiama speranza mentre crepi. Gesù è morto sperando questo dal Padre, che tu non mi lascerai negli inferi, che tu non mi farai vedere disfatto il mio essere, ma mi darai la vita nel futuro, la piena realizzazione. E è avvenuto questo? Sì, si chiama risurrezione dei morti. È ascensione al cielo. Gesù è stato fatto dal Padre, Re e Signore dell'universo. Dagli inferi al punto più alto del cielo, dopo il Padre. Si è realizzato Gesù Cristo? Ha avuto la pienezza della sua vita? Accidenti, se non ce l'ha avuta. Allora, fede per far espiare il peccato di incredulità, Gesù dovuto credere laddove nessuno crede, una differenza. Per espiare il peccato di disperazione, mancante di speranza, dovuto sperare nel suo fallimento più grande, in quello che il Padre voleva dare, e l'amore. Il peccatore non ama Dio, lo odia. Gesù Cristo è morto dicendo: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E l'ha detto perché lo amava, non voleva andare dall'altra parte. Padre, le tue mani affido il mio spirito. Se non amava, non diceva così. Di solito chi muore nella sofferenza bestemmia. E io dico: Dio, tu hai permesso che io morissi così,
dopo tutto il bene che mi hai fatto fare, dopo tutti gli obbedienti, tutti i sacrifici che ho fatto per te, tu mi fai morire così, questa è la tua ricompensa? E via la bestemmia. Gesù, Padre, le tue mani affidi il mio spirito. Allora, Gesù Cristo ha fatto il contrario di quello che ha fatto Adamo con la sua fede, speranza e carità. Adesso ho detto questo rivolto a Dio. Poi dovete vedere fede, speranza e carità rivolta al prossimo. Sarebbe troppo lungo. Ho detto che devo andare a Sbarzelloni. Questo serviva per cancellare il peccato. Allora, Gesù Cristo è stato il primo uomo ad aver creduto, dopo il peccato originale, in Dio. Ad aver avuto speranza in Dio. Ad aver amato Dio sopra ogni cosa. Persino la sua vita. Ecco come ha vinto il peccato. Guardate che per la nostra conversione devono avvenire dei fatti sconvolgenti, perché in questi fatti Dio ci rivela chi siamo e come ne usciamo fuori. Guardate, se io adesso dovessi dire tu sei l'assassino, tu sei un delinquente, tu sei una donnaccia, poi vi offendereste tutti. E poi ci fa un prete e dice queste cose qua. Ma io dico queste cose, se dico così dico una cosa vera o sbagliata o falsa. Assassino. Ma io non ho ammazzato nessuno. Con la pistola, con la lingua, col pensiero. Sei una donnaccia. Ma io sono fedele a mio marito. Col pensiero quando mi ha tradito. Se non vedete quei fatti, non esiste nessuno che è esente dai peccati, ma non esiste nessuno che li riconosce. Tutti siamo persone a posto. Non è così? Tutti ci autoriteniamo persone a posto. E anche un certo modo di confessarci va a questa cosa. Uno si confessa per essere una persona a posto, così un politico da confessare, apposta. Non sono più peccatore. Quell'altro invece no, quel delinquente. Io che non sono un peccatore non posso giudicare quello là e così via. Questa è l'ipocrisia del fariseo di oggi. Pietro, Signore, io da dire te, mai. Gli altri, Giacomo, Giovanni, Andrea mio fratello, qui non Andrea, ma lo conosco bene, quando è nato, quelli ti possono tradire, io, mai. Se anche dovessi morire con te, non ti tradirò mai. Pietro, dici tu questo a me, io so come sei fatta. Tu non sai come sei fatto, io ti conosco meglio di quanto tu conosci te stessa. Da qui a qualche ora, quando il gallo canterà per dare l'inizio della giornata, tu già mi hai rinnegato 3 volte. Altro che darà la vita per me. No, Signore, ma non esiste proprio che faccio così. E così avvenne. Quando Pietro, e poi ricordate Gesù Cristo dice, dove vado io, ora voi non potete venire. Ricordate questa espressione del Signore? Perché nessuno ci poteva andare? Nessuno era in grado di reggere la prova della croce. Perché dietro c'era il maligno, dietro c'era la cattiveria umana. Chi era pronto per morire martire? Nessuno. Erano 3 anni con Gesù Cristo, non erano pronti per dare la vita per il Signore. Perché per andare in quel posto si doveva pagare un prezzo molto salato, la vita, e bisognava di conseguenza essere talmente di fede, talmente di speranza, talmente di carità, da essere pronti a farlo.
I discepoli non lo erano. Qui dentro c'è qualcuno che è pronto a morire per il Signore? Che resterebbe fermo nella fede verso di lui mentre crepa con le sofferenze che sta nel corpo? Chiamerebbe quello che gli infilza un ferro infuocato e ti fa urlare di dolore fino a svenire e gli ti amo fratello mio? C'è qualcuno pronto a fare questo? Nessuno. Allora Pietro non pensava di essere un peccatore, pensava di essere una persona brava, capace. La prova della croce ha fatto scoprire a Pietro di essere uno sporco peccatore, un rinnegatore, uno che teneva la pellaccia più che amare il prossimo. Questo ha fatto scoprire. Quando il gallo cantò tre volte, Pietro si ricordò che Gesù Cristo gli aveva profetizzato. Che cosa fece? Andò via a fare che cosa? A piangere. Perché aveva scoperto di essere un peccatore, un disgraziato, uno che non era forte come presumeva di essere di fronte agli altri, un debole, un vigliacco. Lo ha scoperto mentre Gesù moriva in croce, non prima. Ci sono voluti 3 anni perché lui aprisse gli occhi su questa sua realtà. Non ha mai scoperto questo di se stesso. Quanto tempo ci sta mettendo a morire il nostro io fatto male? Siamo morti a noi stessi? Il nostro io superbo è vivo e morto. Allora la croce è quella cosa che rivela al mondo i peccati del mondo. Quando da lì a poco tempo al grande Colosseo i romani vedevano i cristiani smaliti dalle belve, che a differenza degli altri condannati a morte ringraziavano Dio per quel giorno in cui andavano al cielo e cantavano le sue lodi con la bocca aperta, e poi dicevano: ma io sto qua a divertirmi per vedere questa gente che muore così scannata, a mettersi qualche punto interrogativo sul loro modo di vivere. Tant'è vero che una delle prime cose che uno che chiedeva alla Chiesa il battesimo per diventare cristiano, che doveva fare, era smettere di andare al Colosseo e al Circo Massimo a vedere i giochi, perché non ci si poteva divertire sul sangue degli altri. Peccati. Il sangue dei cristiani faceva vedere alla gente i propri peccati. Oggi lo stesso. Qualche genitore qui ha educato i figli senza mai versare una lacrima per il loro comportamento? O forse attraverso quelle lacrime versate i figli hanno cominciato a pensare: beh, forse sono io che sbaglio, mamma aveva ragione. O anche se non ve l'ha messo per orgoglio, però se è cambiato, se è corretto, perché hanno visto che avete sofferto per loro. I figli hanno dato sempre solo soddisfazioni, non hanno fatto mai soffrire. È sofferto per i figli. L'amore sofferto fa vedere alla persona amata che chi lo ama davvero. Oh, quanto è vera questa realtà. Una famiglia ha scelto di fare l'adozione oltre ai figli propri naturali. Una bambina adottata da questa famiglia è stata tolta dal tribunale dei minori a una mamma che aveva divorziato dal marito perché era un uomo insignificante e ha scelto di vivere all'avventura, mettendosi in mano, convivendo con un mezzo delinquente, il quale però, avendo bisogno di soldi, la mandò a battere, e lui, rimanendo in casa da solo con la figlia di quello di prima, 3 anni, ci si divertiva sessualmente.
Quando i vicini di casa si accorsero di questa cosa e fecero denuncia, quest'uomo fu arrestato e durante il processo la mamma di questa bambina difese il suo uomo, dicendo: ma non è stato lui a dare fastidio a mia figlia che dà fastidio a lui, 3 anni. La bambina, vedendosi accusata dalla mamma, cosa ha fatto? Chiuso. Ha smesso di comunicare con il mondo esterno. Sentitasi tradita dalla persona che più di tutte doveva difendere, che doveva più di tutte amare, ha messo un muro con il mondo esterno. Come si chiama questo? Autismo. La famiglia che l'ha adottata e si trova questa bambina così. Autismo significa ritardo mentale, mancato apprendimento a scuola, comportamento continuamente ribelle. Questa bambina non credeva più all'amore, che qualcuno potesse amare. Non amava la mamma, poteva amare qualcun altro. E allora questa famiglia, la lotta che hanno fatto per far capire a questa bambina che loro, i nuovi genitori, l'amavano veramente. La bambina reagiva e diceva: no, non è vero, noi ti vogliamo bene. Ah sì? A prendere il vaso, in mezzo alla stanza, dai genitori, boom, per terra. E poi si metteva così. Adesso? Gli ti volete bene? Vediamo se volete bene. Vi sotto il vaso. Lei ha imparato che i genitori le volevano bene da come hanno reagito a queste prove, senza arrabbiarsi con lei, senza rimandare all'istituto, ma soffrendo per suo amore, accettandola, facendosene carico, eccetera, eccetera, eccetera. Questa bambina, nel giro di alcuni anni, ha recuperato il terreno perso nello sviluppo mentale, è diventata quasi normale agli altri, con l'unica difficoltà di essere troppo bella. Questo è il problema. Chi è che convincerà gli uomini di questo mondo che l'amore esiste? Chi è che convincerà le persone che siamo amati? Chi saprà soffrire per i peccatori, per i delinquenti, per chi fa del male? E cosa ha fatto Cristo? Cristo, Gesù, ha il messaggio dell'amore al mondo. Mi mettete in croce, io vi amo lo stesso. Tu mi sputi in faccia, io ti perdono. Ti voglio più bene di prima. Tu godi perché io sto crepando in mezzo a manera di dolori? Padre, perdona lui perché non sa quello che fa e quello che dice. Questo è Cristo. Gesù Cristo ha salvato il mondo. Padre Santo, ti preghiamo che l'amore di Cristo Gesù, tuo Figlio, non rimanga più un oggetto, un'idea, una cosa, un mito, una cosa mentale, ma divenga ciò che guida tutti quanti noi a vivere in una maniera nuova, a vivere ispirati e guidati dello Spirito Santo, per compiere le sue opere nel mondo, per fare del bene, per amare, per perdonare. Preghiamo, Padre Santo, che il suo Spirito ci resusciti, che ci faccia vivere una vita degna di questo nome, che ci offra quello che, di cui abbiamo bisogno. Padre, che il sangue di Gesù Cristo è passato sulla croce, è rivissuto oggi attraverso sofferenze che patiremo per Lui, lavi i peccati del mondo, per Cristo nostro Signore. Amen. E dica a tutti Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.